bisogna evitare che ci siano delle commistioni tra i due attori fondamentali, ovvero tra il committente e l'autorità competente. Io ho avuto modo di seguire personalmente in Italia, il mio Stato membro, dal quale provengo, dei conflitti di interesse che hanno causato grossi problemi, dove il responsabile di un progetto, faccio proprio un esempio pratico, il responsabile di un progetto pubblico-privato che ha chiesto la valutazione di incidenza ambientale, l'ha chiesta ad una autorità, in questo caso un'autorità regionale, da una commissione dove il presidente di questa commissione era la stessa identica persona che aveva fatto la domanda di valutazione di impatto ambientale. Quindi deve esserci, a mio avviso, la massima trasparenza e indipendenza tra l'autorità che valuta il rapporto ambientale e il committente. Credo sia meglio puntare ad avere, e in questo caso sono intervenuto anche qui con un emendamento, avere degli esperti che siano qualificati e indipendenti, in modo tale che non siano in qualche modo influenzati e che siano in maggior modo possibile obiettivi nel valutare il progetto e il rapporto ambientale. Ho voluto inserire una definizione relativa alla biodiversità. Abbiamo visto che le novità introdotte dalla Commissione sono anche quelle relative all'affrontare la valutazione dell'impatto ambientale tenendo conto di fattori come quelli del cambiamento climatico, quello delle calamità naturali, quello della biodiversità. Ho inserito un emendamento per definire bene quella che è la biodiversità in base alla Convenzione ONU sulla diversità biologica. Infine, l'ultimo punto è quello relativo a una modifica minimale dell'allegato 1 della direttiva. Ho voluto includere le attività di estrazione di gas e olio di scisto, anche in base a principio naturalmente di precauzione, ma anche come chiesto dal Parlamento europeo in una risoluzione adottata il 21 novembre 2012. E io credo che con le novità introdotte dalla Commissione europea e con questi miglioramenti che io propongo, naturalmente per i quali sono disposto a discutere, credo che potremo ottenere dei risultati molto interessanti che danno sicuramente delle certezze in più e che ci aiuteranno ad avere un'Europa più attenta alle problematiche ambientali e alle problematiche dei cittadini europei nel momento in cui si vanno a realizzare questi importanti progetti per tutto il futuro degli europei.